Oggi abbiamo fatto questa frittata al forno con patate e carciofi. Farla è velocissima, adesso vi facciamo vedere noi come la facciamo. La nostra ricetta è per 6 persone. Per fare la frittata super veloce con ingredienti a crudo noi utilizziamo 3 carciofi, 400 g di patate, 3 cucchiai colmi di parmigiano reggiano, una spolverata di pangrattato che andremo a mettere sul fondo della teglia, una punta di un cucchiaino di sale, pepe e olio di oliva, vi faremo vedere durante la ricetta, 8 uova, poi abbiamo 200 g di scamorza e infine andremo a mettere il prezzemolo e 2 fettine di aglio tritato, anche questo vedremo durante la ricetta. Inoltre è fondamentale per fare la nostra frittata con patate e carciofi al forno una teglia da 22 cm abbastanza alta, in modo che così la frittata ci venga bella alta. Quindi andiamo a rompere le uova in una ciotola, aggiungiamo l'aglio tritato, il prezzemolo tritato, la punta di sale di un cucchiaino e con una frusta sbattiamo le uova. Non c'è bisogno di sbatterle tante, abbiamo finito e adesso passiamo ai carciofi. Per non far annerire i carciofi mettiamo del limone nell'acqua. Tagliamo gli steli, non li useremo all'interno della frittata, ma non buttateli ovviamente, con quello che costano poi i carciofi, li andremo a riutilizzare per fare il brodo. Quindi puliamo i carciofi, ve lo facciamo vedere appena, anche perché ve l'abbiamo fatto vedere bene come si puliscono i carciofi quando abbiamo fatto la carbonara di carciofi. Andatevela a vedere se volete vedere tutto il procedimento nei dettagli. Tagliamo i carciofi così, molto sottili. E li mettiamo nell'acqua per non farli annerire. Anche le foglie più tenere le mettiamo da parte per il brodo. Riscaldiamo il forno a 170 ventilato e questa gradazione sarà la stessa che manterremo anche durante la cottura della frittata. Abbiamo sbucciato le patate, adesso le tagliamo alla julienne. Le patate contribuiranno a rendere la nostra frittata molto morbida. Viene sofficissima.
mettiamo un goccino di olio nella teglia, ne servirà poco. Lamiamo per bene. Mettiamo il pan grattato sul fondo della teglia. Adesso cominciamo a mettere gli ingredienti all'interno della nostra frittata. I carciofi, le patate, noi vi abbiamo già fatto vedere una frittata fatta in padella, bella alta e soffice, adesso ve la facciamo vedere al forno, così avete due varianti diverse. Con i carciofi e le patate, a noi piace tantissimo farla durante l'inverno, così i bambini mangiano anche un po' i carciofi che fanno benissimo, è l'unico modo in cui riusciamo a farli mangiare i carciofi. Aggiungiamo il formaggio. Aggiungiamo un cucchiaio di olio. Mescoliamo. La preparazione della frittata al forno è velocissima, è una di quelle ricette che si prepara in meno di 15 minuti. Poi vabbè, sarà in forno tutto il tempo, ma potete fare altro. Per questo a volte noi preferiamo farla al forno, così nel frattempo possiamo fare altre cose, dedicarci ad altro, piuttosto che farla in padella dove la dovete controllare sempre. Assaggiate di sale, perché ovviamente questo è un po' a vostro piacimento, a gusti. Adesso ne aggiungiamo giusto un pizzico in più. Il pepe. Poi patate e carciofi sono due ingredienti che legano tantissimo, quindi questa frittata è veramente gustosa, è un salvacena. Allora adesso con le mani andiamo a mettere il composto della frittata nella teglia, quindi uno strato. Compattiamo. E ora aggiungiamo la scamorza. Se volete altre idee di ricette da fare in meno di 15 minuti, vi rimandiamo alla playlist che abbiamo creato con tutte le ricette super veloci, così se la sera per esempio avete poco tempo per preparare la cena, lì avete una lista completa di tutte le nostre ricette velocissime. Poi comunque stiamo mangiando sano, perché ci sono le proteine, ci sono gli ortaggi, il formaggio, comunque fa bene ogni tanto. Ingredienti sani. Quindi ora stiamo creando il secondo strato, che è praticamente l'ultimo, e andremo ad infornare la frittata. Noi la stiamo infornando in una teglia di 6 cm, così vi viene bella alta, quindi anche la teglia è molto importante. Dopo 50 minuti la sforniamo. Eccola qui la nostra frittata, velocissima, vedete com'è venuta dorata. Se vi è piaciuta questa ricetta, come al solito, metteteci un mi piace, iscrivetevi al canale, dovreste cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche se volete sapere quando facciamo una nuova ricetta. E se rifate la frittata al forno con patate e carciofi, taggateci su Instagram nelle vostre foto e mandateci le foto su Facebook. In descrizione, come al solito, vi lasciamo la ricetta stampabile di questa frittata e adesso la tagliamo e ve la facciamo vedere all'interno. Eccola qui. Alla prossima ricetta, ciao!